E sono molto felice di dare il benvenuto, anzi il bentornato, a un amico di Camper, Mirko Gangitano, che tutti i giovedì, ecco, senti, lui è il nostro turista quasi per caso, ci piace definirlo così, perché ha una missione, quella di portarci in giro, lui ci racconta delle storie, ci presenta delle persone e poi arrivi anche in dei posti pazzeschi. Dove ci porti oggi? Beh, questa settimana guidare il mio viaggio è stata la mia passione per l'epica e per la mitologia. Ti porto in un luogo che secondo la letteratura mitologica ospitava i giganti. Ah. I giganti di cui parla Omero nell'Odissea e nell'Eneide di Virgilio. E ti porto a Naro. In Sicilia. In Sicilia. Quindi siamo in casa, perché tu sei siciliano. Esatto, io sono siciliano della provincia di Trapani, di Mazara del Vallo, ti porto in provincia di Agrigento. Allora, vediamo questo tuo primo video racconto. Cari amici di Camper, il nostro viaggio di oggi comincia da qui. Mi trovo in un piccolo paesino dell'entroterra siciliano di nome Naro. E poi vi porterò alla scoperta di un luogo magico. Partiamo così. Scusa, ciao, per il centro di Naro? Allora, noi stiamo andando lì. Se vuoi sali con noi che ti portiamo. Vai. Grazie. Salve. Ciao. Beh, comunque, guarda, l'ospitalità e il calore dei siciliani è veramente qualcosa di incredibile, no? Sì, è incredibile come l'ospitalità d'altronde di tutto il sud Italia. Io mi sono trovato benissimo, ho conosciuto un ragazzo, un giovane che è amante, che ama la sua terra e quindi ha deciso di promuovere e lavorare per la sua terra. Ha deciso di non tradire le sue radici. Esatto, esatto, perché poi molti giovani, mi ci metto anch'io un po', decidono di emigrare dalla Sicilia per andare al nord a studiare piuttosto che lavorare. Invece ho apprezzato molto Dario, questo ragazzo che ho conosciuto a Naro, perché ha deciso di rimanere lì e di mettercela tutta per raccontare la sua terra. Bene, allora continuiamo questo tuo video racconto siciliano, Mirko, vediamo. Che vuol dire vivere a Naro? Che vuol dire vivere a Naro? Io a Naro ci sono nato e cresciuto praticamente, no? E c'è un'affezione particolare alla mia terra. Di cosa ti occupi? Organizzo tour in tutta la Sicilia, però chiaramente il focus ce l'ho tra Agrigento e Naro, perché insomma è il paese dove sono vissuto, tra l'altro Naro ha la sua storia. A 18 chiese, un paesino barocco. Tra l'altro adesso, dove andremo nel centro di Naro, ci sarà una chiesa che è proprio stile barocco e San rococo, Francesco. Che è la chiesa di San Francesco, con accanto al convento dei francescani. Dato che sei così gentile, mi puoi accompagnare in giro alla scoperta di Naro? Sì, certo. Adesso io sto andando dal barbiere, però, che devo dare una spuntatina. Beh, scusa, allora mi aggiungo anch'io, perché anch'io dovrei dare una spuntatina. Va bene. Posso? Certo. Dai, andiamo a fare anche questa esperienza. Siamo arrivati? Sì, ci siamo. Buonasera. In Sicilia il barbiere, quando finisce di fare i capelli e la barba, guardate che fa. Beh, devo dire che no, il vero social network al sud soprattutto è proprio il barbiere, altro che Facebook. Esatto, il barbiere che poi tra le altre cose fa parte della tradizione popolare siciliana. Io pensavo di andare al barbiere a fare semplicemente la barba e i capelli e poi mi sono ritrovato a cantare con chitarra e mandolino insieme agli amici conosciuti in Sicilia, a Lillo e il collega, che sono due barbieri della città di Naro. E poi si parla di tutto dal barbiere, no? Si parla di politica, tutto. Di sport, si raccontano le barzellette. Esatto, cosiddetto luogo, come diciamo in Sicilia, di curtiglio, cioè un luogo dove si parla anche delle persone non in loro presenza, per cui posto ricreativo, posto dove rilassarsi e posto in questo caso dove cantare. Aspetta, mi avvicino, non so se il nostro regista Luigi riesce a fare un dettaglio. Com'è? Te l'ho fatta bene, la barba, barba e capelli, ottimo. Magari un po' fuori mano. Però ci puoi tornare. Bene, vediamo l'ultima parte del tuo video racconto siciliano, Mirko. Davanti a me sotto sta la nera,
A questo punto io e il mio cicerone decidiamo di lasciarci alle spalle la città barocca di Naro per dirigerci verso l'antica Akragas, che Pindaro definì la città più bella dei mortali. Posso dirti, la salita è stata faticosa, ma il panorama è incredibile. Adesso, secondo me, è arrivato il momento di goderci il Tempio della Concordia. Quindi basta chiacchiere? Basta. Il mio viaggio alla scoperta della Sicilia per oggi termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Camper, sempre su Rai 1, dal vostro turista quasi per caso. Ciao ciao! Grazie, grazie Gitano, grazie, ho avuto voglia di fare un giro da quel